Cordiale saluto, ben trovati a Da Tu per Tu, la trasmissione di Trentino TV realizzata in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Siamo con la consigliera Alessia Ambrosi di Fratelli d'Italia. Ben ritrovata, consigliera grazie. Ambrosi. Grazie, allora. Buongiorno a tutti e grazie per l'accoglienza in trasmissione. Parliamo allora della manovra della provincia di assestamento che è stata approvata nei giorni scorsi dal Consiglio provinciale. Una manovra che vuol dare risposte ad imprese e famiglie. Questo è l'obiettivo. Obiettivo secondo lei centrato, consigliera Ambrosi? Sì, certamente quello che abbiamo provato è una manovra, un DDL urgente che andava proprio a sostegno delle famiglie in reale difficoltà, delle famiglie, dei lavoratori e delle varie categorie economiche del nostro Trentino. E tra l'altro non solo durante questa fase appunto di post pandemia, ma anche proprio a sostegno negli aiuti concreti per affrontare un po' quello che succederà dopo. E noi come Fratelli d'Italia abbiamo portato nel concreto, abbiamo cercato di concretizzare quelle che sono le istanze che abbiamo raccolto dal territorio proprio per andare a migliorare questa manovra. E abbiamo dato un'attenzione, per esempio, con due emendamenti per un totale di 350.000 euro, proprio in aiuto nell'esenzione dei canoni mercatali, quindi per i venditori ambulanti e per i nostri mercati che sono stati colpiti proprio per queste restrizioni. E successivamente abbiamo fatto poi un emendamento approvato sempre dall'Aula per quanto riguarda un comparto davvero colpito sia nella prima fase che successivamente e anche molto legato al nostro turismo, che è quello delle agenzie viaggi, con l'esenzione di 6 mesi proprio dell'INIS. Dobbiamo anche ricordare che questo comparto è stato fortemente colpito chiaramente anche da una stagione invernale che non è mai partita, che non è mai decollata, e anche purtroppo ad oggi dobbiamo tenere presente che il nostro Trentino, che è una realtà turistica per eccellenza, d'attrazione turistica, è colpita ancora in questa fase anche da un deleterio assurdo, ovviamente limite del coprifuoco, che non permette ai turisti ad oggi ancora di prenotare. E dopodiché abbiamo anche voluto rilanciare fortemente un settore, a nostro avviso, fiore all'occhiello del Trentino, dell'economia trentina, che è quello anche del porfido. Abbiamo voluto rilanciarlo sia da un punto di vista di immagine, perché come tutti sappiamo è stata fortemente deturpata da quello che è accaduto ovviamente con l'operazione perfido, quindi legata all'Ndrangheta, ma abbiamo voluto rilanciarlo perché è anche un settore fortemente colpito, come tutti quelli delle varie categorie economiche, ma anche perché proprio la stessa filiera del porfido, dal cavatore al posatore, ce lo richiedeva, una filiera non più così giovane, che richiedeva proprio un ricambio generazionale, per cui abbiamo deciso di intervenire cercando di fare una promozione strategica puntando sull'innovazione, sulla ricerca e sulla conoscenza, perché chiaramente una conoscenza migliore del nostro prodotto autoctono come la pietra del porfido, l'oro rosso, ti permette sicuramente di conoscere maggiormente quelli che sono gli utilizzi e quindi trarne ulteriori benefici. Per questo abbiamo pensato abbiamo pensato proprio di produrre questo ordine del giorno, che è stato ampiamente votato e poi concretizzato anche con poi un parere che è stato l'attenzione della commissione che presiedo proprio nei giorni scorsi, e quindi è diventato realtà. E in Trentino possiamo avere quindi dal prossimo autunno, e questa è un po' anche una notizia, una scuola del porfido. E quindi questo è sicuramente un segnale molto importante e devo dire anche di forte attenzione ad un settore che ha dato tantissimo al nostro Trentino, che sta continuando a dare. E molti trentini, molte famiglie hanno fatto enormi sacrifici in questo settore e ha permesso di conoscere ulteriormente la cultura, il territorio trentino, ma soprattutto ha evitato lo spopolamento delle nostre valli. Questo prima è senza di concludere, abbiamo ancora pochi minuti, volevo anche farle un'altra domanda su una questione, ovvero quella del gruppo ITAS. Sappiamo che
è stato approvato un contributo, un sostegno da parte della giunta provinciale a favore appunto del gruppo ITAS, una questione che insomma ha un po' diviso la maggioranza, in particolare c'era il dissenso di Fratelli d'Italia. Sì, allora certamente come dicevo il nostro pieno appoggio chiaramente alla maggioranza, siamo voluti entrare nel merito della questione perché in quell'occasione si stava parlando di un disegno di legge assolutamente urgente che va ad aiutare, focalizzato all'aiuto delle famiglie in reale difficoltà, dei lavoratori trentini in reale difficoltà. Siamo entrati nel merito, abbiamo approfondito, abbiamo ritenuto che questo non era, sicuramente non seguiva quella che era la ratio di questo disegno di legge. E abbiamo chiesto quindi di fare ulteriori approfondimenti nelle sedi opportune e soprattutto ci siamo chiesti come poter giustificare un'azione di questo tipo in una realtà che lo stesso Presidente nei giorni a seguire Consoli ha poi confermato, una realtà che né voleva né vuole ovviamente andare via dal Trentino, una realtà tra l'altro con un fondo di garanzia in assoluta crescita, stiamo parlando di un fondo che nel 2019 faceva 171 milioni di euro, nel 2020 quasi 190 milioni, per cui non c'erano nemmeno, non sembra che ci siano state appunto delle difficoltà tali per cui intervenire in questo senso. E peraltro come giustificare, visto che stiamo parlando di soldi non tanto del Trentino, ma dei contribuenti trentini. Loro devono conoscere, devono sapere e soprattutto credo che a loro, che sono in reale difficoltà in questo momento, dovevano andare destinati questi fondi, questi soldi. Bene, siamo in chiusura, grazie alla consigliera provinciale di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi, è tutto per questa puntata di A Tu per Tu, vi do appuntamento ad un'altra puntata, arrivederci. Arrivederci, grazie.